Oltre 15 quintali di fiammelle hanno invaso il litorale da Fosso Seiore a Gabicce Mare, passando per le spiagge libere di Sottomonte, Fiorenzuola e Vallugola, ampliato con ben 9 km in più di costa rispetto alle precedenti edizioni e 1200 candele posizionate in acqua, creando un'atmosfera suggestiva con spettacoli di luce. Così si è conclusa l'edizione di Candele sotto le stelle, un format dove non è mancata l'atmosfera suggestiva della serata, ovvero la cena sulla battigia di tutte le spiagge coinvolte. Abbiamo appena scoperto questo evento che fanno la sera e rende la città comunque molto molto bella. Beh, la notte di San Lorenzo, la notte dei desideri, sta cercando di far partire la lanterna. Vedi, però non parte, adesso ne prendiamo un'altra e cerchiamo di far partire l'altra perché questa si è rotta. Come sta proseguendo questa serata? È andata benissimo, abbiamo mangiato bene, bevuto, adesso prendiamo il caffè, poi fra poco andiamo a casa. Una serata in famiglia? Sì, tutti in famiglia e con gli amici. Molto bene. Una serata in famiglia, dunque si è cenato? Sì, gli amici. Sulla spiaggia? Sulla spiaggia. Queste misure anti-Covid hanno un po' spaventato questa sera? Tanto. Come vedi siamo abbastanza distanziati. Però siamo stati bene lo stesso, in compagnia. È una serata per i nostri clienti. È andato tutto bene, è molto più soft, tranquilla, senza musica, diciamo solo una cena tra amici alla fine, ecco. Siamo abituati a un'altra notte delle candele, con la musica, col divertimento, con la possibilità insomma di stare e divertirsi tutti insieme. I nostri clienti sono molto contenti e questo per noi è già un grande successo, diciamo così. Chiaramente non è come la prima edizione, però facciamo del nostro meglio per far sì che la nostra clientela rimanga contenta. Il distanziamento sociale viene rispettato, si riesce a rispettare? Allora, noi non facciamo altro che ripeterlo tutti i giorni della stagione. Chiaramente ci sono i ragazzi che fanno più fatica a rispettare il distanziamento sociale e diciamo che con l'aiuto delle persone più adulte cerchiamo di educarli. La cena a lume di candela è stata allietata anche dalle luci di alcune canoe dirette all'orizzonte che hanno affascinato la vista. Quest'anno non sono stati previsti spettacoli itineranti, un evento scandito da un'ordinanza comunale che prevedeva l'obbligo di mascherine nelle aree di pertinenza dei pubblici esercizi, stabilimenti balneari e aree urbane, evitando assembramenti e veto dei balli di gruppo, dove però le prescrizioni sono diventate solo un ricordo in diversi stabilimenti. Alcuni componenti del Popolo in Bianco non è riuscito a resistere al richiamo della notte e si sono lasciati in balli di gruppo in barba al divieto. Non è mancato chi è stato ligio alle regole anti-Covid. Alcuni si sono ritrovati a tavola con la propria gruppa in riva al mare solo con la famiglia. Noi siamo appena arrivati, quindi dovreste parlare con loro che hanno organizzato tutto. Un bel evento, insomma, positivo. Bellissimo. Positivo, positivo. Si sta benissimo, si sta da Dio. Cosa avete organizzato per questa serata? Un menù? Una cena, noi siamo i ritardatari, quindi siamo... Tutto e di più. Tutto e di più. Tutto e di più. Ma benissimo sta procedendo, molto gradevole, in compagnia piacevole, come vede con una tavola molto imbandita. Una gruppa organizzata con chi? Tra amici. A presidiare sulla festa c'erano agenti della polizia municipale che hanno dovuto sorvegliare un nutrito gruppo di ragazzi intenti a fare il bagno di notte. È un po' più soft, come è giusto che sia quest'anno, ma sempre magica. L'atmosfera delle candele sul mare davvero rende tutto più bello, con le persone vestite di bianco. Poi stasera davvero una serata calda, senza vento, perfetta per le candele. È chiaro che l'abbiamo dovuto organizzare in maniera un po' ridimensionata rispetto agli altri anni, perché dobbiamo tenere la guardia alta. Devo dire che ho visto cene tutte ben organizzate. Dal prossimo anno la faremo ancora più bella, più partecipata, piena di musica. Quest'anno un po' meno, però comunque sia sempre bella e sempre comunque tanto partecipata, seppur su 9 km di spiaggia e quindi sparsi e distanziati, ma comunque sempre molto partecipi rispetto a un evento davvero unico nel mondo. E siamo molto contenti che nonostante tutto siamo riusciti a organizzarla anche quest'anno.